thank you 12 verticale. Cibo gustoso, prelibato. C'è una L, una C, una A. Beh, questo è facile. Le cornie, no, le cornie o le cornia? Beh, intanto scriviamo le cornia 23 verticale, riferito al settore delle costruzioni. Beh, questo è edile o edile? Beh, scriviamo edile. Sì, perché vedete, cari telespettatori, Avrete la bontà di seguirmi anche per una, un incontro che riterrò abbastanza noioso, ma che è importantissimo se vogliamo introdurci un po' all'uso del dialetto. Vedete, nella lingua italiana ci sono alcune parole, non tantissime per fortuna, la cui pronuncia può risultare difficoltosa riguardo all'accento della voce. Voi avete sentito prima le cornea, le cornea con l'accento della voce sulla O o le cornia con l'accento della voce sulla I. Edile l'accento della voce sulla E o edile con l'accento della voce sulla I? Allora, chiariamo subito, si pronuncia correttamente le cornia, ecco, vedete, le cornia, quindi l'accento sulla I, edile, anche qui l'accento della voce cade sulla I. Dico subito che la parola corretta non è accento della voce, il termine corretto è accento tonico. L'accento tonico quindi è importantissimo nella, per parlare correttamente la lingua italiana. Fortunatamente le parole difficili da questo punto di vista sono poche. Quando è che si scrive l'accento tonico? Però lo si scrive o non lo si scrive nella lingua italiana? Lo si scrive raramente o almeno. Lo si scrive con alcune parole tipo libertà, solidarietà, affinché, perché è voce del verbo essere. Sono quelle cosiddette parole, solidarietà, libertà, che hanno l'accento tonico sulla finale della parola, sulla sillaba finale, sulla lettera finale. Sono le cosiddette parole tronche. Vi dico subito una cosa importantissima. L'accento tonico nella lingua italiana, cioè l'accento della voce, generalmente quando si scrive lo si scrive così, una specie di coppetta. Questo però nella scrittura a mano, diciamo. Perché oggi se voi usate una qualsiasi tastiera o delle vecchie macchine da scrivere o dei computer moderni, L'accento tonico lo trovate scritto così. Quindi mi raccomando, questo è l'accento tonico. Parte dall'alto sinistra e sende verso destra. Ce n'è un altro che è questo qui, ma questo non c'entra con l'accento tonico. Questo è l'accento tonico. Importantissimo. Voi direte, ma che c'entra tutto questo discorso dell'accento tonico? dell'accento della voce con il dialetto. Perché non so se avete capito, ma questo incontro che io inizio con voi, incontro che sarà seguito da altri, ha il compito di introdurre, chi ovviamente avrà la pazienza, l'interesse a seguirci, ha il compito di introdurre queste persone alla conoscenza del dialetto, se non lo conoscono. Invece per le persone che in qualche modo lo conoscono, ad aiutare queste persone a rafforzarne appunto la padronanza. Vi faccio subito un esempio dell'importanza dell'accento tonico nel campo dialettale. Allora, immaginate che io sia una persona candidata alle prossime elezioni comunali. Incontro un mio amico in piazza e gli dico: mi raccomando, gigiotti, domenica che vei, cioè domenica che viene, che arriva, voteme". Se invece incontro alcuni amici e mi rivolgo loro facendo il, chiaramente il solito messaggio, dirò, senti putei, mi raccomando, domenica che vei, voteme. Allora, voi capite bene che prima ho detto voteme, adesso ho detto voteme. Allora, vi faccio vedere subito cosa cambia, per ritornare al discorso di prima. Mi raccomando, Gigiotti, voteme. Eccolo qua, l'accento tonico cade sulla O. Se invece mi rivolgo ad un gruppo di amici e dico voteme, cioè votatemi, la parola rimane uguale, ma cambia chiaramente, cioè, scusate, oh, adesso ho fatto un altro tipo di accento, eccolo qua, sempre l'accento di prima, accento tonico, che non è più qui, ma voteme si sposta qui. Quindi voteme, voteme, voi vedete la stessa parola che cambiando il contesto eh, della frase cambia l'accento tonico, cioè cambia l'accento della voce. Ora voi capite, per una persona che non conosce il nostro dialetto, e qui dico subito che ci riferiamo al dialetto alto gardesano, eh, per una persona che non conosce questo dialetto e vuole impararne la pronuncia, la lettura, e anche la composizione scritta è evidente che conoscere l'accento tonico è fondamentale per poter pronunciare alcune parole. Mi vengono subito in mente per esempio i toponimi, cioè i nomi dei luoghi. Prendo per esempio una località tipica che abbiamo qui vicino ad Arco che è la valletta di L'Aghel. Se voi Invitate qualche persona di Milano, di Genova che venga ad Arco a trovarci, la portate a LAGEL, vedrete che questa persona dirà LAGEL, cioè viene spontaneo dire LAGEL, cioè con l'accento tonico sulla E. Allora, voi capite l'importanza, per esempio, quando si fa una mappa, si scrive un itinerario turistico e si scrive la parola LAGEL, è fondamentale scrivere l'AGEL con l'accento tonico sulla A. Ma se torniamo al termine dialettale. Mi viene in mente un, uno scritto di, di Mario Matteotti sull'abusa, che fra l'altro è uno dei pochissimi giornali, in questo caso un mensile, che dedica ampio spazio al dialetto proprio per un recupero ai fini proprio della sua conoscenza proprio per le giovani generazioni. Bene, Mario Matteotti in un suo scritto si rivolge ad una persona e dice: Ma ti rampegit, ecco, se io scrivo questa parola. Senza accenti, rampegit, ecco, eh, viene spontaneo di rampegit? Allora, rampegit. Quando io lo scrivo, devo per forza per aiutare, ripeto, quelle persone che vogliono imparare il dialetto, è fondamentale mettere l'accento tonico sull'A: rampegit. Se lo mettessi sulla E diventerebbe rampegit, se lo mettessi sulla I diventerebbe come fosse una parola tronca, rampegit. Ma chiaramente la parola corretta è rampegit, cioè arrampichi, ti arrampichi, rampegit. Ecco, quindi da questo punto di vista l'accento tonico, ripeto, è fondamentale, utilissimo per coloro che vogliono imparare o comunque riconquistare la padronanza del dialetto altogardesano. Bene, vi dico subito che io entrerò direttamente nel dialetto soltanto dopo la terza, un terzo incontro, stavo per dire terza lezione, eh, mi scuso, non voglio fare assolutamente l'insegnante, anche se mi rendo conto che è una specie di lezione. Dopo tre lezioni in, entreremo direttamente nel dialetto. Cosa, di cosa parleremo in queste tre lezioni? Allora, la prima lezione avete già visto ho parlato dell'accento tonico, cioè dell'accento della voce. Una seconda lezione avrei il compito di spiegare l'accento fonico, cioè l'accento aperto e chiuso, anche qui cose importantissime per la pronuncia corretta del dialetto. Terzo incontro sulla cosiddetta elisione, cioè cos'è l'elisione? Quando cade una o più lettere e al posto di questa una o più lettere si scrive l'apostrofo e è importantissimo anche l'uso dell'apostrofo nel caso appunto del dialetto alto gardesano. Dopodiché ho detto entreremo direttamente nel dialetto, quindi mi scuso perché sto parlando in lingua italiana, ma entreremo direttamente, parleremo in dialetto, avremo qui alcuni autori dialettali Locali che ci presenteranno le loro poesie, i loro scritti, attraverso questi loro scritti noi avremo modo di evidenziare le regole della lingua dialettale locale. Ma non solo, penso che faremo anche qualche incontro con qualche filodrammatica, con qualche attore che appunto dedica il suo tempo libero alle recite in dialetto. Dopodiché avremo modo di conoscere alcuni aspetti dialettali della vita contadina, del mondo dell'artigianato e quindi recuperando parole dialettali che piano piano stanno scomparendo. C'è tutto un mondo dialettale che vale la pena riscoprire, anche perché fra l'altro il dialetto che sembrava in questi anni poter avere dei momenti di resurrezione sta avendo dei, un momento di crisi e penso che l'esempio più emblematico sia la chiusura di una pubblicazione mensile che era le ciaccia in Trentin, e questo dimostra che c'è un qualcosa, un rallentamento di questo interesse per il dialetto. Fortunatamente abbiamo qui la nostra busa eh, locale che grazie all'editore Fabio Galas appunto va a riscoprire eh, storie, scritti in dialetto e quindi penso che Cerchiamo nel nostro piccolo di dare un contributo appunto al recupero di questo dialetto che è anche uno specchio eh, della vita eh, di tanta gente del passato, ma anche recente. Vi lascio il compito di casa, come buon insegnante, vi do il compito di casa. Il compito di casa è questo: allora, io vi scrivo adesso tre parole. E la prossima volta vi spiegherò il significato, ma spero che voi nel frattempo abbiate cercato il significato. Allora, la prima parola è questa. Graniz. Allora, metto l'accento tonico sulla U. Non è graniz, ma graniz. Raddoppio la Z proprio per capire che è una Z dura, non una Z dolce, non graniz, graniz. Poi un altro termine che mi piace proporre come compito di casa è barboz. E anche qui l'accento tonico cade sulla O. Barboz. E poi il terzo, vediamo se ci stiamo. Slimpegar. Accento tonico sulla A. Quindi. Quindi graniz, barboz, slimpegar o slinzegar anche ci sono due qui vi lascio slimpegar, alcuni dicono slinzegar. La prossima volta vi dirò il significato di queste tre parole. Naturalmente spero di non essere stato troppo noioso, spero di rincontrarvi una prossima volta, ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Arrivederci. thank you